funziona. Sì. Sì, 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 bisognerà mettere un po' più vicino. Sì. Che facciamo? Allora, buonasera, ma lo dice lei. Vuoi questo? No. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti a questo incontro. Allora, annuncio un paio di cose pratiche. La prima, un cambiamento di programma, perché Paola Panarese ha avuto un impedimento all'ultimo momento, non è potuta venire, però siamo felici di avere qui comunque Gaia Peruzzi, che ringraziamo per la sostituzione all'ultimo momento. È un fuori programma, e cioè abbiamo Virginia Del Re che ci presenta l'associazione Casa della Donna, che è qui a Pisa, e quindi abbiamo pensato potesse essere uno spazio utile per presentare e farci conoscere un po' l'attività dell'associazione e lo spirito dell'associazione. E quindi do per cominciare la parola a Virginia Del Re e poi diciamo qualcosa sull'argomento dell'incontro e introduco le relatrici. Allora, intanto buonasera e grazie a te per avermi, alle organizzatrici per avermi invitato. E, scusate la voce bassa, ma mi capitano questi abbassamenti. E, introdurre partendo dall'associazione non è facilissimo, però penso che la maggior parte di voi sappia che c'è a Pisa un'associazione chiamata Casa della Donna di Pisa. E sapete probabilmente, io sono Virginia Del Re, sono stata presidente per parecchi anni, sono socia anziana fondatrice e mi occupo da molto tempo delle questioni femminili. Dunque, questa associazione è nata nel 1996 e da sempre si occupa di cultura delle donne, cioè saperi delle donne, di difesa e promozione dei diritti delle donne e direi soprattutto della consapevolezza che le donne hanno diritti, soprattutto rivolta addirittura alle donne stesse, alle donne giovani. Questo dei diritti delle donne è un concetto che si è fatto strada paradossalmente, perché è tutto molto paradossale in questo campo, si è fatto strada molto lentamente. Perché in realtà dalla dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, e per uomo si intendeva implicitamente uomo, in effetti, si è scoperto dopo. Ma non voglio entrare in questo discorso abbastanza filosofico, se volete. E come si fa, diciamo, le finalità dell'associazione, allora, difesa e promozione dei diritti e della entità, della identità femminile, come ci si arriva? Ci si arriva, per esempio, promuovendo la cultura e i saperi delle donne, per esempio attraverso la nostra biblioteca, che è anche l'unico centro di documentazione interamente femminile che abbiamo in tutta la provincia di Pisa. E poi, per esempio, con corsi, seminari, presentazioni di libri, creatività femminile, promozione di gruppi di donne che si trovano. E poi, io riassumo molto brevemente, il contrasto a tutte le discriminazioni, che include anche le discriminazioni contro gli uomini o contro, per esempio, o la lotta all'omofobia, contro tutte le discriminazioni, dalle razziali alle discriminazioni di genere, alle etniche e via dicendo, e il contrasto naturalmente alla violenza. Il centro antiviolenza della Casa della Donna è molto attivo, purtroppo. Abbiamo statistiche che fanno veramente rabbrividire e è ben sostenuto, devo ammettere, è ben sostenuto dalle istituzioni. Però ridurre l'interesse per la Casa della Donna o ridurre la percezione delle attività della Casa della Donna alla violenza o al centro antiviolenza vuol dire in realtà cadere in una limitazione, in una specie di stereotipo alla rovescia, perché la violenza contro le donne in particolare non è che l'esito
pessimo l'esito finale di un percorso che è basato su una cultura in realtà misogina, terribilmente arcaica, in cui siamo tutti immersi. Questo è un mondo di contraddizioni e di paradossi straordinari, perché in effetti, almeno nel mondo occidentale e anche in mondi extra-occidentali, abbiamo finalmente donne che occupano posti di potere, posti in cui non si può dubitare della loro competenza, della loro capacità, della loro possibilità e abilità nel gestire effettivamente non solo il potere personale, ma il potere anche civile e politico. E nello stesso tempo abbiamo statistiche, come sapete, orrende di femminicidi, il femminicidio quotidiano, la violenza, le botte, i maltrattamenti, gli insulti quotidiani, le situazioni umilianti. Si va da questa specie, in questo arco, da un estremo all'altro, e per questo io penso che la lotta da fare sia la lotta che cerca di combattere alla radice la violenza, la radice essendo una serie di, come dire, ineludibile, non contrastabile, se ne parlava prima, di stereotipi che assorbiamo nell'infanzia, di pregiudizi, di schematismi del tutto ingiustificati. Dunque, per non dilungarmi, mi ha chiesto di dare 10 minuti, io penso che li sto superando, ma forse no. Serve ancora dunque un'associazione per le donne? Questa è una domanda che volevo in qualche modo disseminare. E se serve, a cosa serve? Un poco a quello che ho detto io, nel senso che... Però c'è anche un altro discorso molto importante. L'associazione Casa della Donna, ma la maggior parte delle associazioni, sono fondate principalmente sulla relazione tra le donne. Noi lavoriamo moltissimo in rete con altre associazioni, ma non è solo il lavoro in rete per quello che riguarda le attività di vario genere, è anche proprio il sentimento della relazione, quindi della solidarietà, dell'aiuto reciproco, che deve essere la chiave per riuscire, se si riesce, alla fine, a liberarsi da questa contraddizione che ci fa catena, perché in effetti è una catena. Quando vedremo o sentiremo parlare delle immagini, quella non è che un'espressione concreta, visiva, di quello che ci ingabbia proprio dall'inizio, fin dall'infanzia. Allora, questo è il discorso, mettersi in rete, mettersi insieme, non pensare mai di essere una e basta, o uno e basta, perché quello è veramente il concetto, è la percezione che aiuta la consapevolezza. L'altro concetto chiave per cui noi ci battiamo continuamente è l'acquisizione della consapevolezza di tutto questo, perché molto spesso manca la consapevolezza dei diritti, manca la consapevolezza dell'identità, quindi della differenza e dell'uguaglianza, del diritto alla parità, che non è diritto all'eguaglianza totale, cioè senza nessuna differenza. Ma la consapevolezza è fondamentale e noi come Casa della Donna operiamo per questo. Io credo che basti così. Vi ringrazio. Grazie allora per... Come preferisci? Va bene. Ok, allora ora entriamo nel vivo dell'incontro. Ringraziamo Virginia Del Re per averci parlato di questa, dell'associazione che qui a Pisa, insomma, può essere interessante per tutti sapere quali sono le attività.
Allora, un incontro per parlare dell'immagine delle donne nella pubblicità, alcuni di voi lo sanno, alcuni no, comunque questo incontro è nato da un episodio particolare che è successo qui a scuola, e cioè una discussione interna tra gli allievi su una particolare locandina per la festa di Natale. Si è sentita l'esigenza, insomma la volontà o il piacere di continuare questa discussione, di poterne parlare in modo costruttivo e consapevole con l'aiuto di persone esperte del campo. Quindi io lascio subito la parola per cominciare a Cinzia Albanesi, che è ricercatrice di psicologia sociale all'Università di Bologna, si occupa di rappresentazioni sociali e stereotipi di genere. Grazie. Allora, prima di entrare nell'oggetto specifico, mi sembra importante riferire a quelle che sono un po' alcune considerazioni di contesto più generale. Nel senso che il nostro contesto è un contesto nel quale più volte ci sono state raccomandazioni rispetto all'adozione di strategie di comunicazione differenti che vadano a contrastare una rappresentazione stereotipata e sessista di donne e uomini, in particolare nel settore pubblicitario e dei media. E queste raccomandazioni sono state lungamente disattese. Possiamo dire che forse in molti casi lo sono anche oggi. Anche questi sono dati di macrocontesto, secondo me, interessanti. Interessanti perché sintetizzano quella che è la condizione, delle donne nel nostro paese e il livello di equità, o meglio, il livello di disparità di genere che caratterizza l'Italia. Allora, che l'Italia ha fatto qualche progresso nell'ultimo anno, è avanzata di qualche posizione in questa classifica. Resta però un dato estremamente importante da sottolineare. Nel nostro paese le donne hanno un livello di successo scolastico e formazione universitaria estremamente elevato, con livelli anche di rendimento scolastico molto buoni, ma nonostante questo permane un differenziale retributivo di genere sistematicamente, a qualsiasi livello, in qualsiasi ambito professionale. Questi dati che cosa ci dicono? Ci dicono che il nostro paese è un paese nel quale le donne hanno diritti uguali in termini di salute, in termini appunto di accesso all'educazione, diritti uguali agli uomini, ma appunto ancora sperimentano condizioni di grande disparità, di disuguaglianza per quanto riguarda la rappresentanza politica e per quanto riguarda la partecipazione al sistema produttivo. Quindi questi dati dobbiamo considerarli perché, sono lo sfondo all'interno del quale noi facciamo questa riflessione. Vi faccio vedere questo dato perché questo dato è stato utilizzato da parte appunto del Ministero italiano per rispondere alle raccomandazioni che dicevano appunto che il nostro era un paese sostanzialmente sessista. Questo dato è stato utilizzato per dire: guardate, le cose stanno cambiando, come potete vedere c'è un incremento del ruolo delle donne anche nell'ambito delle professioni accademiche. Faccio un po' fatica a capire come questo effettivamente rappresenti un'indicazione di maggiore equità se consideriamo che appunto abbiamo un dato abbastanza incontrovertibile. Quindi sì, certo, più ricercatrici donne, ma progressivamente quando saliamo il numero poi delle donne progressivamente diminuisce. Questo è l'ambiente accademico e la situazione non è sostanzialmente cambiata rispetto al momento in cui sono stati forniti questi dati. Quindi la situazione è tale per cui noi ci ritroviamo ad avere, lo dicevo prima, donne preparate, che studiano, che spesso però, e questo è un altro dato importante, soprattutto se consideriamo la crisi economica, donne che sempre di più rinunciano all'attività professionale.
E questo è un elemento importante. Le donne sono coloro che pagano di più la crisi in questo momento storico, ma questo non accade solo per questioni meramente economiche o di opportunità professionali, ma accade perché molto spesso, dal punto di vista culturale, alle donne viene insegnato a non valorizzare quella che è la loro competenza, la loro conoscenza, ma a valorizzare altre, diciamo, qualità. E quindi questa affermazione di una giornalista, quindi questa, diciamo, indicazione di fare attenzione a come abituiamo i nostri bambini, le nostre bambine, a pensare a se stessi, ha delle ripercussioni anche nella vita adulta. Richiamo queste affermazioni perché una delle, diciamo, cose che mi è stata chiesta quando, diciamo, quando sono stata invitata qui è stata di mettere, come dire, in relazione il modo in cui le donne vengono rappresentate con la realtà. La rappresentazione delle donne supera la realtà, la influenza, ne è un'emanazione o quali sono le connessioni? Allora, questa riflessione non è di una psicologa sociale, ma è di Anna Maria Testa, una delle, diciamo, pubblicitarie più note, più autorevoli, direi, nel nostro paese, che dice quello che in qualche modo ho cercato di mostrare con i dati che facevo vedere prima, che sicuramente le rappresentazioni che noi vedremo sono rappresentazioni stereotipate e sessiste, ma non sono soltanto una rappresentazione, non è soltanto un mondo virtuale, ma probabilmente questa è la conseguenza di disparità che comunque nel nostro contesto continuano a permanere. E quindi probabilmente quando il livello delle disparità e il livello delle disuguaglianze verrà, diciamo, abbassato, questo scarto verrà abbassato, probabilmente a quel punto avremo anche, come dire, una consuetudine a rappresentare le donne in modo differente. Naturalmente lavoriamo in ogni caso per andare in questa direzione. Naturalmente c'è un primo problema, questo dal punto di vista psicologico è estremamente rilevante, che riguarda l'oggettivazione sessuale. Le pubblicità che ci scandalizzano, le pubblicità che ci irritano, sono quasi sempre donne nelle quali, pubblicità nelle quali le donne vengono rappresentate come degli oggetti. Rappresentare una donna come oggetti vuol dire rappresentarla come qualcosa di inanimato, che non ha importanza, che può essere, diciamo così, legittimamente scomposto in parti e quindi privarlo di identità, privarlo di sensibilità, privarlo di una sua interezza. Si parla di oggettivazione femminile perché questo tema ha riguardato, questo modo di trattare le donne, il corpo delle donne in particolare, per lungo tempo ha riguardato solo le donne. Purtroppo vedremo che non è più così. Quindi, diciamo, è abbastanza, come dire, siamo consapevoli in qualche modo che appunto il corpo femminile è considerato un oggetto sessuale e quindi questa minimizzazione, questa strumentalità del corpo viene utilizzata per fare che cosa? Per vendere oggetti, per riprodurre degli stereotipi e per, come dire, rappresentare la donna secondo quello che è uno sguardo passivizzante, tipicamente uno sguardo maschile. E questo ha a che fare di nuovo con la cultura alla quale si faceva riferimento prima, una cultura delle quale, insomma, nella quale siamo permeati e della quale siamo permeati. Queste sono le dimensioni dell'oggettivazione. Vedremo delle immagini nelle quali potremo ritrovare tutta una serie di elementi. Quindi, appunto, l'uso del corpo della donna oggettivata in modo strumentale, per scopi che non hanno nulla a che fare con questo, la negazione dell'autonomia, la violabilità, la proprietà, quindi assimilare il corpo della donna ad un oggetto, appunto, che non ha identità, quindi in qualche modo è anche privo di valore per sé, ma assume valore in relazione alla possibilità di essere acquistato, comprato, esibito e situazioni di questo tipo. Ecco, qui vediamo il modo in cui il corpo viene oggettivato.
Queste sono, diciamo, immagini di pubblicità famose, sono marchi commerciali che probabilmente ciascuno di voi conosce, e come vedete ci sono alcune parti che vengono esibite. Va detto, questo è importante sottolinearlo, che le immagini che vedrete non sono le immagini, anche le altre che vi farò vedere, non sono le immagini peggiori che avrei potuto scegliere, non sono quelle che ci scandalizzano, sono quelle che molto spesso noi vediamo e tendiamo a, come dire, a provare, legittimare, a non considerare. Ne siamo talmente permeati, siamo talmente abituati a questo tipo di immagini che non ci soffermiamo mai sul significato che possono avere. Ecco, queste potrebbero avere qualche elemento un pochino più irritante, però vedete qui che ci sono tutti gli elementi dell'oggettivazione sessuale, nel senso che appunto si può cambiare la donna come una vasca da bagno o come una lente a contatto, ci sono parti del corpo, c'è una casa, insomma, che produce intimo, ma non si capisce perché una donna che pure veste intimo debba essere necessariamente lasciva e insomma, in questa posizione ammiccante. Non commento la parte superiore, chiaramente qui ci sono allusioni sessuali e comportamenti specifici che, come dire, richiamano appunto la dimensione dell'oggettivazione sessuale delle donne. Dal punto di vista psicologico c'è un fenomeno che però è ancora più preoccupante, nel senso che noi vediamo questo tipo di rappresentazione, ma molto spesso lo sguardo che queste rappresentazioni passano lo interiorizziamo e quindi sostanzialmente dedichiamo molte energie, molto investimento al nostro corpo, prestiamo attenzione al fatto che il nostro corpo sia adeguato, che sia in forma, che risponda a dei canoni precisi. Allora, naturalmente questo di per sé non è un male, nel senso che, come dire, viviamo in un ambiente nel quale parliamo di corpo, di salute, di bellezza, quindi non c'è nulla di male nella bellezza. Qual è il punto critico? Però il punto critico diventa che se l'attenzione al corpo, al proprio modo di presentarsi, diventa eccessiva per timore di non corrispondere ai modelli che ci vengono presentati, questo distoglie risorse cognitive. Questo crea una situazione che alcuni psicologi sociali hanno chiamato effetto costume da bagno, altri hanno studiato anche in altri, diciamo, anche in altri contesti, che è legato alla minaccia dello stereotipo. Nel momento in cui tu senti la pressione a esibire il tuo corpo, a essere rappresentato in un certo modo, appunto quello che dicevo prima, presti attenzione a questo e quindi disinvesti risorse cognitive su altri compiti che sono più importanti. Il fenomeno, dicevo, si può chiamare anche minaccia dello stereotipo. Ci sono studi sperimentali che hanno dimostrato che se a una ragazza viene detto, e questo viene detto sistematicamente, che generalmente le ragazze sono meno brave in matematica rispetto ai loro coetanei maschi, questo, l'attivazione di questo stereotipo fa sì che le prestazioni ai compiti di matematica delle ragazze siano più basse, ragazze e bambine, perché studi sperimentali hanno verificato questo effetto già dai 5 anni di età. E questo, insomma, è abbastanza importante, cioè siamo fin da piccoli così preoccupati del nostro corpo, del modo in cui ci presentiamo, che questo, quando si attiva, diciamo, questa specie di input, fa sì che ci dimentichiamo di svolgere altri compiti cognitivamente importanti che possono avere a che fare con la carriera, con le prestazioni scolastiche. Dicevo prima, il fenomeno non riguarda più solo le donne, ma riguarda anche gli uomini. E ci sono anche qui alcune ricerche che effettivamente hanno mostrato che questo tipo di legame fra l'attenzione alla sorveglianza rispetto al proprio corpo e la vergogna e, diciamo, la diminuzione delle prestazioni, in qualche modo
si verifica anche nei maschi. Queste correlazioni sono più deboli, cioè il fenomeno quando viene studiato nelle donne è sistematico e ritrovato costantemente. Però questo fenomeno comincia a presentarsi anche negli uomini. Anche qui vedete rappresentazioni di uomini appunto oggettivati in qualche modo, ma come dire, si potrebbero cogliere comunque già delle sfumature differenti, nel senso che è vero che qui abbiamo uomini nudi resi oggetto, però sono sempre, diciamo, in contesti, o nella maggior parte dei casi, in contesti, diciamo, di divertimento, all'aperto, in situazioni naturali, quindi con una configurazione un po' diversa rispetto a quella che tipicamente interessa le donne. Un fenomeno molto preoccupante riguarda invece l'oggettivazione e la sessualizzazione degli adolescenti e dei bambini. E questo è un dato che deve farci riflettere rispetto al fatto che vengono usati e trasmessi messaggi rivolti e diretti ai bambini sulla sessualità quando non hanno ancora capacità, anche dal punto di vista cognitivo, di fare fronte a questi stimoli. Cioè un bambino, un preadolescente, non è ancora, diciamo, maturo dal punto di vista cognitivo, non ha sufficienti risorse per elaborare alcuni messaggi che gli vengono proposti. Sono messaggi che teoricamente dovrebbero essere privi di significato. Questo è un caso molto famoso, probabilmente lo avete visto sui giornali, di una ragazzina, una bambina, che è stata, diciamo, trasformata nel modo in cui vedete dalla madre, ossessionata dai concorsi di bellezza. E se questo può rappresentare, diciamo così, un caso limite, nel senso che qui vedete, insomma, atteggiamenti ammiccanti, abbigliamento, una erotizzazione, insomma, estrema, in realtà questo tipo di rappresentazione lo ritroviamo anche in immagini che riguardano, anche in immagini un pochino più, diciamo, un pochino meno forti, la pubblicità di un profumo per preadolescenti. Queste, diciamo, altre figure sono figure, diciamo, sono personaggi di rilievo delle serie Disney che sono, diciamo, di interesse e che sono guardate da ragazzine degli ultimi anni della scuola primaria o della scuola media. Ma appunto vedete qui già che ci sono una serie di atteggiamenti caratterizzati in senso erotico. Quella che vedete sul lato è Anna Montana, o meglio, Anna Montana è un personaggio, è un telefilm che è anche questo, diciamo, prodotto dalla casa Disney, e vedete come nel giro di pochi anni, questa comunque era prima una preadolescente, oggi un'adolescente, la trasformazione della sua immagine pubblica, e questo naturalmente ha un effetto poi anche sulle persone che la guardano. Queste invece sono immagini di cataloghi di pubblicità rivolte alle bambine, abbigliamento intimo. Non so se, diciamo, è così nitida, però le bambine hanno atteggiamenti ammiccanti, indossano una biancheria intima imbottita per sostenere forme che non hanno. E questo però è il mercato, ciò che viene prodotto, e sono i messaggi che vengono destinati a loro. Succede un pochino anche con i bambini. Nel senso che se vedete queste immagini, certo, la sessualizzazione è meno evidente, però in ogni caso già qui quello che si vede è un atteggiamento seduttivo. Questi sono bambini che però hanno un po' l'atteggiamento, passatemi il termine, da bulletti che vediamo nei modelli adulti. Torniamo alle donne, perché dicevo prima, abbiamo visto delle immagini, alcune potrebbero essere più disturbanti, altre forse lo sono un pochino meno. Queste immagini invece che qui ho, diciamo così, raccolto, servono semplicemente a mostrare che una delle cose che spesso si dice, no, è che, allora, gli stereotipi nella pubblicità vengono utilizzati ad esempio da chi ha poche risorse economiche. Lo stereotipo è un'immagine facile, condivisa, quindi alla fine tutto sommato la scelta più semplice. In realtà non è proprio così, perché ad esempio, certo, le università non versano in condizioni straordinarie, ma anche il fatto che l'Università di Bologna
abbia pensato di fare pubblicità ai propri campus utilizzando le immagini di quattro ragazze è qualcosa che potenzialmente, almeno per noi ricercatrici dell'università medesima, è stato insomma piuttosto irritante. Non si capisce perché i campus universitari devono essere appunto rappresentati da questa specie di super modelle. Poi ce ne sono altre, appunto, anche la campagna, per esempio, quella pubblicità con scritto Cambia il vento, una pubblicità anche questa che è stata estremamente contestata perché diciamo, un partito che insomma, si definiva progressista, di nuovo ha utilizzato un'immagine della donna per testimoniare un cambiamento, ma in realtà, come dire, presentare un pezzo di donna non è un segnale di grande cambiamento, almeno in termini di comunicazione. Questo è stato, diciamo, un tormentone degli anni 90, nel senso che queste immagini le ha di nuovo raccolte Anna Maria Testa, facendo vedere che cosa? Che ci sono stati per diversi anni nel nostro paese non è il mio telefono. Ci sono stati per diversi anni nel nostro paese, c'è stata come dire una sorta di livellamento delle campagne di comunicazione delle compagnie telefoniche. Tutte hanno utilizzato in buona sostanza lo stesso modello di comunicazione pubblicitaria che faceva riferimento, guarda caso, a donne, amicamenti e diciamo a messaggi a sfondo sessuale. Questi invece sono più interessanti perché in questo caso, a parte quello che la pubblicità di Tom Ford che vedete sotto, in quella pubblicità certamente c'è una strumentalizzazione, nel senso che c'è una donna nuda. Anche questo è, diciamo così, un tipo di comunicazione che vediamo spesso, per esempio anche nei talk show, nelle trasmissioni rivolte al grande pubblico. C'è un uomo vestito e una donna nuda. In questo caso l'uomo è un po' svestito, ma ci sta nel contesto di questa scenetta. Non si capisce perché lei debba essere nuda. In ogni caso, notate anche che appunto, mentre lui legge il giornale, lei come dire, svolge attività domestiche per compiacere il suo partner. L'immagine che vedete in alto della signora con la bottiglia di pomodoro è un'immagine degli anni 50 e sicuramente, diciamo così, qualche passaggio è stato fatto. Se consideriamo che, per esempio, nell'immagine in cui si vedono le due donne giocare con la schiuma di un detersivo, come dire, la rappresentazione è certamente più informale, più accattivante. Il problema è che appunto è una linea di prodotti per le nuove generazioni, ma anche in questo caso hanno pensato bene che non potessero esserci uomini a giocare con il detersivo per i piatti e hanno scelto invece di nuovo di mettere ad occuparsi di questioni domestiche le donne. Sopra c'è un frammento di una famiglia del Mulino Bianco e famiglia del Mulino Bianco vuol dire sostanzialmente riattribuire con una certa precisione quelli che sono i ruoli e i compiti domestici e diciamo la cura dei figli. Quindi le immagini che, come dire, hanno un'influenza sul modo in cui rappresentiamo le donne, non sono solo quelle che appunto hanno a che fare con il corpo, che lo strumentalizzano, con la donna nuda. Magari la donna nuda la possiamo anche notare, però anche queste immagini ci dicono cose importanti in riferimento a quali sono i ruoli, diciamo così, riconosciuti come legittimi per le donne, e ci dicono anche le immagini cose sui rapporti tra i generi, quindi sui rapporti tra uomini e donne. Anche qui abbiamo immagini molto famose e nella maggior parte di queste immagini quello che vedete è una situazione insomma che potrebbe avvicinarsi o comunque far ipotizzare una situazione di stupro,
Anche se così non fosse, comunque sono immagini di dominanza dell'uomo e sottomissione della donna. L'immagine che vedete, i nostri colori lasciano il segno, l'ho trovata su un pulmino ed è un'immagine terrificante, se ci pensate, perché, come dire, legittima la violenza. Si sarebbe potuto usare lo stesso messaggio facendo, non lo so, mettendo le mani su bambini che ridevano, che giocavano. Qui invece c'è una donna e non si può pensare che il gesto che l'ha colorata sia un gesto felice o che sia un gesto di amore, perché la sua espressione certamente non ci fa pensare questo. Ed è, dal mio punto di vista, incredibile che qualcuno possa pensare che questo è un modo interessante per comunicare i propri prodotti. Questa è una campagna, forse l'avete vista, ha suscitato molto scalpore, poi è stata ritirata. Anche in questo caso si gioca sull'idea dell'omicidio con una presunta apparente parità tra i sessi. L'uomo e la donna si comportano nello stesso modo, uccidendo il proprio partner, una persona dell'altro sesso. Peccato che l'uomo ucciso è vestito e la donna è nuda e in un letto sfatto. Sono dettagli, ma i pubblicitari che hanno pensato a questa campagna evidentemente hanno trovato che questo fosse divertente ed ironico. Non abbiamo queste sono immagini che derivano da pubblicità estere, non abbiamo l'esclusiva. Questo dato, insomma, queste immagini ci testimoniano che anche in altri paesi si sessualizzano precocemente gli adolescenti e si utilizzano appunto le immagini di donne nude in contesti in cui francamente se ne potrebbe fare a meno. Però che cosa succede? Questa è un'informazione interessante, perché questa famosa casa che produce yogurt utilizza strategie comunicative differenti nei diversi paesi. Quelle che vedete in italiano sono le nostre, quindi fate l'amore con il sapore, la donna nuda con la bocca, quindi questa è la pubblicità rivolta al nostro mercato. Nel mercato estero, anche qui probabilmente di dubbio gusto il fatto di mettere il bambino nel cucchiaio, ma richiama, diciamo, un'iconografia, insomma, abbastanza famosa, però in altri contesti ancora hanno utilizzato una comunicazione che è assolutamente neutra dal punto di vista del genere, cosa che nel nostro paese, questa immagine di qualche tempo fa, che nel nostro paese non è mai arrivata. Si potrebbe dire, vabbè, ma tutto questo poi appunto, no, è la pubblicità, è la televisione, sono cose che alla fine, insomma, vediamo, ma ci scorrono sopra, no? Ci scivolano un po' addosso, non siamo particolarmente attenti a questi fenomeni, comunque non ci permeano. E avevamo anche noi in fondo un po' questa convinzione quando abbiamo fatto questa ricerca sulle rappresentazioni del maschile e del femminile negli adolescenti, una ricerca che abbiamo fatto nella regione Emilia-Romagna, quindi non un contesto, potremmo dire, retrogrado, passatemi il termine, adolescenti dai 17 ai 20 anni, e abbiamo chiesto a loro appunto di raccontarci di appunto rappresentazioni del maschile e del femminile, di relazioni tra adolescenti, relazioni amicali e relazioni amorose. Vado un po' veloce perché sto usando quasi tutto il mio tempo, ma vi faccio vedere alcune cose che loro dicono. Allora, sicuramente c'è da parte degli adolescenti una chiara consapevolezza rispetto al fatto che, come dire, vedono quello che vediamo noi, vedono le cose che abbiamo visto, che ci sono donne nude piuttosto che uomini, che diciamo, la presenza delle donne nude viene utilizzata appunto per attrarre, per mantenere la presenza di un pubblico maschile. E sono anche consapevoli che ci sono delle influenze, che qualcuno è influenzato da questo tipo di modelli che vengono proposte. Ma ci dicono anche che questa cosa poi ci riguarda solo fino a un certo punto. È anche maschile il corpo
E qui fanno riferimento, questa è una cosa che è ritornata in più di questo, abbiamo fatto dei focus group, abbiamo incontrato quasi 200 tra ragazzi e ragazze a scuola e in altri contesti. E che cosa ci hanno detto? Niente, ci facevano riferimento a Beckham, al fatto che era sempre più muscoloso, più palestrato, quindi a un modello in cui la fisicità prorompente sicuramente veniva proposta anche per gli uomini, ma tutto sommato questo per, diciamo, il maschile non è l'unico modello di riferimento. E quello che invece è il commento di questa ragazza che ci dice: ci sono molti più stereotipi femminili, in tutte le trasmissioni, in tutti i cartelloni c'è sempre la donna che è una gragnocca, questo è tipicamente bolognese, una cicciottina che deve fare, deve uccidersi, e i commenti sono tutti, diciamo, di questo tipo. I ragazzi esprimono un apprezzamento invece per forme prorompenti che sono quelle che vengono rappresentate dalla TV. Le ragazze, dicevo, riconoscono questa iconografia, però allo stesso tempo dicono: noi siamo mature, noi siamo scafate, sono le altre quelle che vengono condizionate da questo, e fanno riferimento alle ragazzine più giovani che trovano i costumini e la minigonna nei giornali, fanno riferimento al fatto che appunto c'è un problema sempre più diffuso di disturbi del comportamento alimentare, e loro dicono: io ho una mia identità, io sono quasi adulta e quindi non mi lascio condizionare. Questo è quello che ci dicono. Poi però nella discussione vengono fuori altre cose, alla fine, che comunque bisogna essere, corrispondere a questo modello, che le ragazze, la bellezza delle ragazze viene usata anche dai coetanei, parliamo di adolescenti, non parliamo di uomini adulti o che hanno posizioni di potere. La bella ragazza fin dall'adolescenza viene utilizzata come espressione di status. E quindi che cosa succede? Che le ragazze, quelle stesse che ci dicono: no, ma io poi non sono tanto condizionata, nel racconto dei loro partner, dei loro compagni di scuola, invece, come dire, sono ossessionate dalla magrezza. E quello che vedete qui è una, diciamo, una distorsione, nel senso di una ragazza estremamente magra che si vede grassa, ma questo è un fenomeno che ritroviamo in molti dati. Questa ricerca è stata fatta da una mia collega di Bologna e da una collega di Trento, e hanno mostrato che cosa? Hanno mostrato sostanzialmente che c'è una percentuale elevata di ragazze normopeso, 25%, parliamo di un campione di adolescenti di Trento, ma che potrebbero essere stati reclutati in qualsiasi altro capoluogo d'Italia, un 25% di ragazze che sono normopeso, che si vedono grasse, ma lo stesso capita a quasi il 9% di ragazze sottopeso. Ragazze sottopeso che si vedono grasse. Lo stesso fenomeno non si ritrova nei maschi. E quindi che cosa accade? Perché è molto importante occuparsi di questo tema, del modo in cui le donne vengono rappresentate? Perché questo, soprattutto in una fase delicata come quella dell'adolescenza, ha delle ripercussioni molto forti. Noi possiamo anche pensare che i giovani, che i ragazzi e le ragazze oggi, come dire, sono meno attenti, per esempio, al modo in cui, alla televisione, perché hanno altri strumenti, hanno altri mezzi, ma in realtà i contenuti mediatici, quelli televisivi, continuano ad essere utilizzati. La televisione viene fruita in modo diverso, ma continua ad essere un media particolarmente apprezzato dagli adolescenti. Considerate poi che ci sono dei tipi di comunicazione che si rivolgono in particolare a questa fascia di età, quindi per esempio i video musicali, che sono quelli che hanno il livello più elevato di rappresentazioni stereotipate e sessiste. I dati, e questo certamente nel nostro paese, ma i dati direi in tutto il mondo occidentale, mostrano che c'è una relazione tra l'insoddisfazione corporea, il desiderio di essere magre e in parte anche all'esposizione appunto a questi modelli mediatici. Le conseguenze, badate bene, sono a volte ancora più sottili,
Perché ad esempio ci sono delle ricerche che sono state realizzate in Europa che dicono che, per esempio, le ragazze molto spesso abbandonano l'attività sportiva per paura di sviluppare un corpo eccessivamente muscoloso, quindi che non corrisponde più ai canoni che ci vengono, diciamo così, propinati. Alcune professioni non vengono scelte non tanto perché non sono considerate desiderabili, ma perché non sono considerate adeguate alle ragazze. È tutta colpa della pubblicità? Naturalmente no, queste sono immagini di cartoni animati, forse lo vedete solo nella parte più alta della figura. Ecco, quello che si può vedere lì è come le forme di questa ragazzina nel corso, diciamo, dell'evoluzione della serie televisiva sono cambiate. Non è una ragazzina cresciuta, perché nel cartone animato tu hai 5 anni per il resto della vita, quindi tu ne avrai 6, 7, 8. E vedete però che anche sotto sono due serie differenti, però mentre la serie, diciamo, più antica oramai ha ragazze con forme, diciamo, sottili, ma tutto sommato che potrebbero essere abbastanza androgene, nel modello, diciamo, più recente, le Winx, se qualcuno di voi ha figli, insomma, di età scolare o prescolare, sa di che cosa sto parlando, sono forme decisamente più prorompenti. Queste sono parole che sono state, diciamo, raccolte a partire dall'analisi della pubblicità, delle pubblicità dedicate a bambini e bambine, quindi cataloghi, spot televisivi e quant'altro. Anche qui non so quanto sia chiaro, ma sicuramente credo che ciascuno di voi sia in grado di capire quali sono le parole tipicamente maschili nella pubblicità maschile e quali sono le parole tipicamente femminili. Quindi parliamo di messaggi e di comunicazioni che vengono veicolate dai diversi media fin dalla più tenera età. Questo lo salto perché, diciamo, il mio tempo è scaduto, però quando prima vi dicevo del modo in cui assorbiamo poi questi stereotipi, quando poi alle ragazze noi abbiamo chiesto di raccontarci delle loro relazioni di coppia, ci hanno raccontato certo di coppie che sono, diciamo, evolute, che si costruiscono insieme, in cui non necessariamente ci sono ruoli stereotipati, ma poi, come dire, nei desiderata, in quello che è necessario fare, vengono fuori, riemergono degli aspetti che sono assolutamente stereotipati, cioè la passività come un elemento, come dire, gradevole, piacevole del femminile viene richiamata da questi adolescenti e trova, secondo me, nella Bella Addormentata nel Bosco la sua rappresentazione più, insomma, stereotipata e paradigmatica. Però pensate che noi siamo sistematicamente esposti a questo, cioè questi modelli ci vengono propinati fin da quando siamo probabilmente già all'asilo nido. Il mondo per molti bambini e bambine, come dire, si struttura su piste di rose azzurro distinte fin da subito. Pensate alle catene di giocattoli. Ci sono corsie differenziate, le corsie per le bambine, predomina il rosa, ci sono tutti gli elettrodomestici uguali, identici a quelli della mamma. Nel reparto dei maschi ci sono altri tipi di prodotti che sono più per il gioco, l'avventura, il divertimento, eccetera, eccetera. Questo è tutto, diciamo, riguarda tutta la questione dei rapporti di coppia. Quando poi diventiamo adulti, che cosa vediamo? Possiamo dire, certo, tutto questo non ci influenza, non è rilevante, non è importante, però poi quando andiamo a vedere il modo in cui la distribuzione del lavoro domestico viene fatta in coppie giovani, vediamo che nella gestione, per esempio, dei figli, l'unico punto nel quale gli uomini e le donne dedicano circa lo stesso tempo è quello del gioco. Tutte le altre attività di accudimento, che sono anche un lavoro, però continuano ad essere svolte, nella maggior parte dei casi, con frequenza maggiore, dalle donne.
Allora, tutto questo per dire che sicuramente noi non possiamo fare a meno degli stereotipi. Noi, cioè, il processo di categorizzazione sociale è qualcosa che ci appartiene, è connaturato alla nostra esperienza. Ci serve semplicemente per semplificarci la vita. Se ogni volta che incontriamo una persona o qualcosa di estraneo dovessimo soppesare tutte le sue caratteristiche, tutti gli elementi che ci troviamo di fronte, saremmo probabilmente incapaci di prendere alcuna decisione. Quindi gli stereotipi sono fondamentali, sono importanti, sono funzionali per economizzare le risorse. Però dobbiamo ricordarci che anche gli stereotipi che riguardano il genere sono una costruzione sociale e sono modificabili nel tempo e nello spazio, con alcune difficoltà, proprio perché, come dire, finché vengono, diciamo così, riproposti in un modo che è assolutamente rigido e immutabile, pensiamo che alla fine i rigidi e immutabili lo siano veramente. Non siamo, diciamo così, solo noi psicologi, psicologhe sociali o, diciamo, altre persone che si occupano di studi di genere a pensarla così. La Convenzione di Istanbul ha, diciamo, chiesto ai paesi che hanno ratificato questa convenzione di adottare misure per contrastare gli stereotipi di genere, perché negli stereotipi di genere si annida la diciamo, legittimazione di un certo tipo di rappresentazione, di rapporti, di ruoli di genere e di violenza. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo fare alcune cose, che è sicuramente sviluppare una consapevolezza di quello che abbiamo intorno. E quindi, come abbiamo fatto, come abbiamo imparato a fare con i pacchetti di sigarette, probabilmente anche con le immagini che abbiamo di fronte, potremmo pensare di avere qualche etichetta che ci aiuta a discriminarne il significato. Quindi, che limitano i ruoli nella società, che limitano le aspirazioni, che hanno delle influenze rispetto a quello che sono, che può essere la salute e il benessere delle persone. È possibile denunciare le cose che ci sembrano sessiste, che ci sembrano scorrette, che ci sembrano offendere, lesive della dignità della donna, degli uomini, ma anche dei bambini e delle bambine. E possiamo anche utilizzare, diciamo, una comunicazione sociale appropriata. Non entro nel merito di questa campagna, forse la conoscete, una campagna denominata Punto su di te, che io insieme a qualche collega del mio dipartimento abbiamo ridenominato affettuosamente, e se volete ci torneremo dopo, Sputo su di te, per il tipo di messaggio che, a prescindere dalle intenzioni, secondo noi veicola. Ci sono però, e questo, diciamo, per chiudere, anche dei segnali positivi, nel senso che quello che domina il nostro contesto è ancora quello che vi dicevo. Le immagini che avete visto sono le immagini prevalenti, che sono diffuse, dalle quali che spesso non vediamo. Ma ci sono anche segnali differenti, in cui le donne sono vestite e hanno anche un'identità professionale non stereotipata. Ci sono anche, diciamo così, prodotti che non usano immagini sessiste. Questa immagine ha vinto il premio Immagini Amiche proprio perché, come dire, tratta in modo equo uomini e donne anche rispetto a un tema ostico come quelli dei lavori domestici. E ci sono altri segnali che riguardano altre campagne che non possiamo vedere, che però in qualche modo raccontano del poter essere donne in modo differente. C'è soprattutto sul web un sistema, diciamo, di siti, di persone, di studiosi che si occupano di questi fenomeni, che propongono una comunicazione di genere differente. C'è un'associazione europea di donne nella scienza e nella tecnologia, e questa associazione ha una sede anche a Bologna nel nostro centro, che è il Centro Studi sul Genere e Educazione, e quindi, diciamo, come dire, ci sono dei buoni segnali, dei segnali positivi. Quindi su questo, come dire, credo che sia importante soffermarci rispetto al fatto che si comincia piano piano, si cerca piano piano di cambiare questi modelli e queste rappresentazioni. Se riusciamo ad uscire da questo, come dire,
da questa sorta di pensiero unico, allora probabilmente ci abitueremo a vedere il Lego anche in questa forma, non soltanto con le donnine rosa e gli omini gialli, e riusciremo probabilmente ad avere rappresentazioni di genere che sono plurali e non stereotipate. Concluso. Grazie. L'idea è avere un piccolo spazio per le domande che avete da rivolgere alla prima relatrice, poi abbiamo il secondo intervento e alla fine ci sarà uno spazio più ampio per il dibattito. Quindi se c'è qualche domanda, osservazione su... Sì, ora si fa subito un piccolo spazio se ci sono delle domande riferite a questo, altrimenti si mette nuova carne a fuoco con il secondo intervento. Grazie. Una curiosità, ovviamente, perché ho trovato molto interessante, però una cosa che dal punto di vista pratico vorrei portare a casa è la risposta alla seguente domanda. Si parla di pubblicità largamente, e la pubblicità chiaramente ha un motivo, cioè massimizzare il profitto di chi investe nella pubblicità. Questo crea una forma di incentivo, che è quella di colpire, scioccare, indignare, far parlare di sé. Addirittura io trovo straordinario che Cavalli sia riuscito a farsi fare pubblicità dai sufi a New York. E quello che è un colpo di genio, secondo me, del pubblicitario. Quindi c'è un incentivo da una parte che peggio si fa meglio è, questo non solo nella pubblicità commerciale, in tante manifestazioni artistiche comunque si trova questa cosa. Dall'altra l'idea del nuoce gravemente alla salute secondo me è estremamente interessante, però chiaramente un'ingerenza non può essere una cosa che emerge dall'interesse individuale delle compagnie, degli individui, dei pubblicitari, ci deve essere una mano superiore che dice questo si può fare e questo no, e questa è censura. Come si esce da questa cosa? Beh, allora, la censura di per sé naturalmente non va bene, però credo che sia importante, ed è per questo che molto lavoro su questi temi va fatto nella scuola, fin dai primi ordini di scuola, cioè credo che sia importante abituare le persone a vedere e a comprendere. Poi è vero che c'è un ritorno commerciale rispetto al dire quello che si diceva prima, no? Peggio si fa e meglio è, perché questo, come dire, apre una cassa di risonanza. Però non è sempre vero, nel senso che poi i consumatori possono anche, come dire, dire la loro, e ci sono delle esperienze, delle esperienze che sono state realizzate anche in Italia, che dicono che in realtà se poi qualcuno considera che queste immagini sono lesive e decide che quel prodotto non deve essere acquistato, anche la strategia di comunicazione cambia. Il caso Barilla, per esempio, è un caso esemplare. In questo caso è vero che sicuramente si è attivata molta comunicazione, ma chi si è sentito offeso da quel tipo di comunicazione ha reagito. Allora questo secondo me è un tipo di potere che oggi, grazie probabilmente anche ai social network, grazie alla rete, le persone possono sviluppare maggiormente, acquisire maggiore consapevolezza del fatto che possono decidere di spegnere la TV, anche se questo spesso è un gesto elitario che è un po' difficile da fare in realtà, però possono decidere di cambiare prodotto, di non consumare più quello yogurt ma di consumarne un altro. E questo è un segnale che alla lunga, come dire, ha degli effetti anche dal punto di vista economico e quindi può far cambiare le strategie di comunicazione. Dare il tiro, so benissimo che questo è legato all'advertising e quindi alla pubblicità in quanto tale, vendita di prodotto. La cosa che mi colpisce, la mia è semplicemente una suggestione, chiedo a chi studia queste cose, invece come la pubblicità abbia colonizzato, cioè una forma, come le modalità della pubblicità abbiano secondo me colonizzato ormai il mondo politico e quindi la comunicazione, il tipo di comunicazione che esce e soprattutto la cosa che mi inquieta moltissimo e mi ha colpito molto più adesso,
che nell'epoca berlusconiana è quale modello di donna e di donna politica noi stiamo proiettando. Le immagini che si vedono sui giornali, le nostre politiche, come dire, l'idea di gioventù e bellezza che nasconde completamente il discorso politico, secondo me è un elemento inquietante, è un tipo di colonizzazione che sinceramente, come dire, mi fa estremamente malpensare rispetto al messaggio che vogliamo. E quindi volevo un commento su questo tipo, come dire, su come la pubblicità abbia colonizzato e su quali risorse abbiamo. Noi possiamo scegliere di non, senz'altro, come di non comprare lo yogurt, di non comprare quel partito o quella modalità, ma diventa molto complicato quando questo di fatto riguarda tutto, i talk show, le immagini, i passaggi sui telegiornali. E la mia preoccupazione è quale modello noi diamo alle giovani donne che troviamo, come dire, la mia generazione se ne è fatta una ragione, altre modalità, ma quali modelli noi proiettiamo per queste giovani donne? Questo è abbastanza inquietante. Credo, come dire, penso di poter condividere la sua preoccupazione, e cioè credo che, come dire, sì, ci sia una modalità di comunicazione, un focus su alcune caratteristiche di esteriorità che sono tipiche, ormai, cioè, pervasive di tutta la comunicazione occidentale, per cui appunto le donne sono guardate ancora una volta, sono politiche potenzialmente competenti, ma magari se non sono, lo sono, non lo sono, in ogni caso non ci preoccupiamo nemmeno di questo, guardiamo come sono vestite, se fanno le mamme, se si portano i bambini in Parlamento, cose di questo genere. E quindi vuol dire che in realtà, cioè, tutto questo è ancora molto, insomma, questi stereotipi, questi modelli sono ancora molto presenti, sono molto radicati, e cioè, più che creare consapevolezza su questo, non credo che, cioè, noi come studiose siamo in grado di fare. Poi forse la mia collega sarà in grado di rispondere meglio rispetto a questo, non lo so. Grazie, allora ringraziamo di nuovo Cinzia per la sua relazione. Grazie. E adesso passiamo la parola a Gaia Peruzzi, che è ricercatrice in sociologia dei processi culturali e della comunicazione all'Università di Roma La Sapienza ed è esperta di comunicazione e minoranze. E, di nuovo la ringraziamo perché la sua partecipazione, insomma, è stata annunciata pochissimi giorni fa, quindi siamo molto felici di averla qui. Buonasera a tutti. Allora, io mi occupo di, dunque sostituisco Paola Panarese, che si occupa di pubblicità e media, lavoriamo nello stesso dipartimento, io mi occupo di media e minoranze, non mi sono occupata mai in particolare di pubblicità, ma ovviamente lavorando sugli stessi temi ci incrociamo spesso. Faccio una piccola premessa, dunque io avevo, ovviamente l'ho saputo tardi, sono arrivata tardi stanotte, non avevo ben chiaro il contesto, anzi l'ho capito bene oggi di cosa si parla, cioè sapevo di cosa si parlava ma non sapevo bene come era strutturato. Adesso avevo un intervento ma io lo ristrutturo nei tempi, cioè lo sintetizzo e soprattutto cerco di non ridire le cose sulle quali è già passata la collega. Più che altro, anzi, cercherò di evidenziare le differenze proprio per accendere il dibattito, anche perché capite bene che quando si parla di donne e pubblicità il sostrato è già dato, cioè il quadro che ha fatto la collega è molto simile. Per questo io ho deciso di spendere qualche secondo, forse l'avrei fatto comunque, per inquadrare il mio punto di vista, quello di un sociologo che si occupa di media. Allora, dunque, i sociologi si occupano di attualità, e quindi da una parte abbiamo una grande, come dire, ci occupiamo di temi molto attuali, temi nei quali siamo immersi, questo lo rende sicuramente un lavoro, come dire, è un tipo di ricerca molto appassionante per chi è interessato a queste cose. D'altra parte ci scontriamo con la difficoltà di far passare concetti su temi di cui tutti credono di sapere qualcosa, nel senso che
occuparsi di immigrazione, di media, di politica, di comunicazione politica, tutti voi vivete immersi in questo. Quindi far passare qualche risultato, quando questo, come dire, contrasta il sapere comune, non è semplicissimo. Mettetevi le mani nei capelli quando vi occupate di media. Non c'è cosa più semplice che parlare male dei media. Io mi occupo di media perché mi piacciono. Credo che i media siano degli strumenti potentissimi, dal sapere, come dire, dalla potenza forte, ma hanno un potere molto sofisticato, che spesso è diverso da quello che ci immaginiamo. La televisione ci condiziona senza dubbio, la televisione condiziona il nostro modo di pensare, ci riempie di stereotipi. Io parto da questo come dato di fatto. Noi viviamo immersi nei media. Per una che studia i media, pensare a soluzioni radicali di censura, di distacco dei media è quasi impossibile, ci viviamo immersi. Provategli a togliere un figliolo i cartoni animati. Provate a pensare, ognuno preferisce i suoi media, voglio dire, c'è chi preferisce internet, provate a togliere a qualcuno di voi internet, la comunicazione è stereotipata, è difficile, è potente dappertutto e pervasiva dappertutto. Quindi io parto dal fatto che i media sono un ambiente nel quale siamo immersi. E il secondo punto che cerco di non dimenticarmi mai è che la critica ai media, i media, la televisione, fanno male, parlano male, la capisco, perché quando ci troviamo di fronte a stereotipizzazioni forti come quelle che abbiamo visto, io ve ne riproporrò una sintesi, cercando di dargli una linea per quanto riguarda donne e pubblicità, ma mi limiterò a una decina di slide, non di più, perché tanto, vuol dire, il grosso l'abbiamo visto. È chiaro che la potenza si vede, l'effetto si vede, ma i media sono costruiti da persone, ci sono professionisti dietro, sono strumenti molto potenti che hanno delle routine produttive che si costruiscono secondo alcune logiche. Quindi il mio atteggiamento da studiosa dei media è cercare di capire come funzionano. E ci propongono e capire che gli stereotipi che ci propongono, visto che senza stereotipi non possiamo vivere, su questo siamo d'accordo, sono sofisticati. Il problema è capire, imparare a leggerli, e una volta che si è imparato a leggerli, forse possiamo, come dire, suggerire delle critiche, come dire, dei criteri di costruzione diversi. Ieri, parlando con Paola Panarese, che si occupa di pubblicità, e io che mi occupo in questo momento di rappresentazioni delle donne immigrate nel cinema, e mi sono occupata per tanto tempo di minoranze, tematiche sociali, quindi disabilità, figure di minoranze sui media, ci siamo resi conto che spesso abbiamo trovato lo stesso, cioè ci siamo incontrate su un tema, parlando di questo incontro, sul fatto che occorrerebbe fare ricerca sulle routine produttive, cioè su quei abbiamo incontrato entrambe dei pubblicitari e dei registi che, messi di fronte a delle immagini che proponevano, ci hanno fatto notare come effettivamente le nostre critiche o le nostre osservazioni di forte stereotipizzazione li convincevano, se ne rendevano conto, ma ci dicevano: poi sapete, quando entrate nel lavoro di routine nell'agenzia, abbiamo i tempi, accettavano la parte critica del nostro lavoro, ma, come dire, chiedevano una serie di soluzioni, di criteri che non sono di facile costruzione. Allora, io quello che posso fare oggi è, ho cercato di fare due cose. Una, ho ridotto a 4-5 punti una storia degli stereotipi sulla donna, perché comunque un'evoluzione sulla televisione c'è. E poi un focus forte su una ricerca molto attuale che è stata fatta dall'anno scorso da Paola e da alcune altre mie colleghe su quali sono i metodi con cui queste immagini vengono costruite, cioè che cosa c'è di ripetitivo tecnicamente, perché la nostra convinzione è che bisogna imparare a leggere le tecniche di costruzione, perché l'unica alternativa che c'è, come dire, di reazione nel lungo periodo è quella di imparare a leggere gli stereotipi, perché altrimenti, uno, non ne siamo coscienti, e due, è difficile suggerire delle alternative. Ho praticamente già ridotto metà del mio discorso, adesso vado in sintesi. Allora,
Perché donna e pubblicità? La pubblicità è uno degli ambienti sintomatici dei mass media, dei più significativi, perché è potente. La collega usava il termine disturbante, qualcuno dal pubblico ha detto però questa roba fa vendere, la parola che manca è attraente. La pubblicità costruita in maniera sofisticata ci attira, a volte ci disturba, a volte ci piace. Quindi quello su cui si gioca, lo stereotipo, gioca sull'attrazione. I mass media spesso ci piacciono perché sono fatti bene, non ce ne dimentichiamo di questo. È chiaro che guardiamo i prodotti a volte che sono fatti meglio. Quindi la pubblicità è importante perché sicuramente fornisce tanti stereotipi e noi in mezzo a questi stereotipi viviamo immersi. Poi possiamo anche decidere di non comprare un prodotto ed è una strategia che in parte condivido, ma comunque le immagini le vediamo lo stesso, quindi cresciamo assorbiti. La pubblicità fa cultura, se per cultura si intendono le rappresentazioni in mezzo a cui noi viviamo. Io ho un atteggiamento molto laico, cioè non divido in buoni e cattivi. Questo è un passaggio ulteriore, quando faccio ricerca viviamo in un mondo immerso di immagini, e la pubblicità le crea. La pubblicità, quella che passa in televisione, soprattutto ha due funzioni, questi ricercatori lo sanno bene. Conferma, cioè ribadisce stereotipi già conosciuti, ma in parte rinnova. Ce ne accorgiamo con molta più difficoltà. Dire che la pubblicità si rinnova, che la televisione si rinnova, ci piace poco, però in realtà, studiando le tendenze nel tempo, alcune novità si incontrano. In Italia si fa poca ricerca su questo. La ricerca sui media è molto costosa perché richiede tempi di raccolta, di analisi e di scansione, lavoro sulle immagini, come credo la collega sa benissimo. La ricerca in Italia su questi temi è un filone di ricerca ancora abbastanza marginale, per cui molta della letteratura che noi leggiamo viene da paesi stranieri, prodotta qualche anno prima, e questo ci provoca sempre un problema di riadattamento e di rilettura nel contesto. Io vi dico in sintesi adesso che cosa ormai della pubblicità sulle donne noi sappiamo, sono 4-5 slide. In 40-50 anni di pubblicità televisiva noi siamo abituati a forte stereotipizzazione, cioè vediamo sempre le stesse immagini e soprattutto vediamo le donne sempre negli stessi ruoli. Ho preso prevalentemente le immagini più ricorrenti perché immaginavo che sul disturbante, su quelle più particolari, ci potesse essere già l'altro intervento. Io mi sono fermata al mainstream, quello che fa tendenza. Le donne sono casalinghe e mamme. Negli anni 50, 60, 70 il rapporto con l'oggetto era forse più forte. Se usavi bene l'aspirapolvere facevi bene il tuo dovere, addirittura l'elettrodomestico ti liberava. C'è un rapporto molto forte tra donne e oggetti di casa che non si perde nel tempo. La donna è casalinga e mamma. Su questo tutta la letteratura converge e questo si ripete da tanti anni con una forte identificazione in questi due ruoli e ripetizione degli stessi stereotipi, cioè delle stesse azioni. Che cosa sappiamo? Poi è l'altra cosa, oggetto del desiderio sessuale, l'abbiamo visto, io non mi ci soffermo tanto più, e questo ce lo dice già tutta la letteratura straniera, la donna è in quanto oggetto di sguardo maschile e sessuale, è scomposta nelle sue parti, le parti che attirano il desiderio maschile. Su questo non ci piove, siamo tutti d'accordo. Che cosa ci dice? Di nuovo un paio di ricerche, due trend nuovi invece che sono stati rilevati prima all'estero e poi da noi. Quella la figura femminile è potente perché è protagonista della pubblicità. Cioè la donna viene utilizzata anche, l'utilizzo del corpo femminile, ma anche dei valori femminili, sono talmente potenti che a un certo punto ci si è accorti che hanno cominciato a debordare anche nelle pubblicità che hanno un ruolo maschile. Che cosa abbiamo visto? Che l'uomo viene, in parte l'avevamo già visto con la collega, viene femminilizzato, soprattutto con un'attenzione al corpo, alla cosmesi maschile, e si femminilizzano gli oggetti, auto aggressive o veloci o scattanti o attraenti come una donna, oggetti colorati o rappresentati come qualcosa che ci ricorda, femminilizzati.
Una delle ultime tendenze che è stata rilevata, e in questo la pubblicità probabilmente avverte e intercetta un cambiamento, una liberalizzazione, un'emancipazione, chiamatela come volete, dei generi, è una confusione dei generi. La pubblicità è uno dei primi luoghi dove vedete donne vestite da uomini, uomini presentati come donne. Dice sì, ma noi siamo abituati fuori, sì, ma la fiction queste cose non le passa. Con molta più difficoltà. Quindi la pubblicità per certi aspetti, se la guardiamo, questo ce lo dicono le analisi statistiche, perché è chiaro che la pubblicità disturbante fa scoppiare la discussione ed è importante fare la discussione, ma diciamo se guardiamo i grandi numeri di pubblicità nelle ricerche che sia all'estero, prevalentemente all'estero, qui siamo ancora, hanno mappato grandi flussi di comunicazione, ci si rende conto che un'innovazione di genere la pubblicità l'ha percepito, prevalentemente attraverso l'abbigliamento e addirittura la confusione dei generi, cioè la pubblicità osa, proprio perché, come diceva una persona del pubblico, attrae, e si attrae anche con il conturbante, con l'affascinante, col misterioso, si permette cose che forse il cinema poi passa, più tardi, la fiction televisiva. Quindi di tutte le forme che noi siamo abituati a vedere, è sicuramente una delle più schiaccianti negli stereotipi, è una delle più veloci a cogliere e a usare nell'innovazione. Questo è sicuramente un tratto forte. Allora, che cosa ci dicono velocemente le nuove ricerche fatte in Italia? Allora, questa ricerca ha un gran pregio per essere fatta a livello nazionale. Ha studiato più di 1700 spot televisivi passati in onda sui 5-6 canali principali in Italia, selezionando, come si fa spesso quando si fa ricerca su questi temi, selezionando alcune settimane durante l'anno. Non è facile, ve lo assicuro, per un addetto ai lavori avere un corpus di base così forte, infatti qualche elemento di novità ce lo ha detto. Allora, la prima parte vi passo 5 o 6 grafici molto rapidi in cui abbiamo cercato di fare esattamente quello che vi dicevo prima, cioè cercare di scomporre, al di là di queste cose che già sapevamo, tutte queste che abbiamo detto non le abbiamo date per scontate ed eravamo d'accordo su tutto, ma ci siamo detti quali sono gli elementi attraverso cui si costruisce questa stereotipizzazione. Cioè, se noi vogliamo insegnare o essere più avvertiti nel cambiamento, dobbiamo anche capire che cos'è che viene ripetuto, al di là di questa stereotipizzazione, ritualizzazione e oggettivazione del corpo. Allora, intanto la donna nella pubblicità traina, è più protagonista dell'uomo. La donna è protagonista sia delle pubblicità rivolte alle donne, sia di quelle rivolte all'uomo, perché lo sguardo del regista è quasi sempre maschile. Allora, la donna è, diciamo così, nella distribuzione, che ruolo gioca la donna? La donna è quasi sempre protagonista, ha i ruoli più rilevanti, quindi si vende attraverso la donna. Questo è già una cosa di cui, cioè, una delle strategie potrebbe essere quella di aumentare le figure maschili, diversificare. La presenza femminile è preponderante. Poi ci siamo studiati la voce fuori campo. Ora, sapete che la voce fuori campo, mentre voi vedete delle immagini, è una voce autorevole, perché la voce fuori campo ci dà l'indicazione, ci svela quello che la pubblicità sta raccontando, ci dà la spiegazione, ci dà l'istruzione, e lì la donna non è più protagonista. L'uomo è protagonista. La voce autorevole è quella maschile anche quando la figura è quella femminile. Questo è esattamente uno di quegli esercizi di gerarchizzazione della figura femminile, molto inconscio, che non è facile da percepire, perché non si vede, voi ascoltate, quindi questo è già, come dire, uno strumento sul quale si può lavorare. La voce autorevole è sempre quella maschile. Cosa interessante, la donna è protagonista, ma, e questo fa la pari con tutto quello che dicono le analisi dei talk show, le analisi dei mass media di informazione, l'uomo diventa protagonista quando il personaggio che sta nell'immagine deve essere non attraente, non conturbante, ma autorevole. C'è un professionista che ci dice qualcosa in base alla sua autorevolezza. Lì passa l'uomo. Quindi questo è un'altra figura
sulla quale si può lavorare per scardinare. Cioè la donna è protagonista, ma non è più protagonista quando la pubblicità gioca sull'autorevolezza. Voi avete visto che il linguaggio della pubblicità non gioca sempre sull'autorevolezza, gioca sull'attrazione, sul fascino, sulla situazione. Bene, quando si gioca sul ruolo dell'esperto, lì entra l'uomo. Allora, la donna piace se è giovane, perché se si fanno pubblicità in cui, come dire, entra una figura di anziano, allora lì la donna non è più protagonista. Anche questo è un'altra indicazione forte. La donna passa se è giovane, l'uomo passa anche in ruoli in cui ha una certa età. Quindi questo è un altro elemento che non si percepisce facilmente, su cui si può lavorare. Tutti questi elementi, visti in negativo, sono, pungolo dello stereotipo. Visti, con possibilità di sviluppo della ricerca e di indicazioni per professionisti, sono porte di entrata per tentare di scardinare la forza massiccia degli stereotipi. Altro luogo interessante. Allora, le figure, ovviamente il rosa è sempre femminile. Le donne stanno ancora in casa o intorno a casa. L'uomo è ancora legato alla sfera pubblica maschile, anche se questo abbiamo la sensazione che stia cambiando, cioè luogo di lavoro, spazio aperto, spazio esterno, vedono una prevalenza dell'uomo maschile. La donna è ancora legata alla casa. Questo necessariamente è un corollario del fatto che la donna viene ancora identificata fortemente con i prodotti di consumo per la casa. Donne casalinghe 100%, allora, in quelli che abbiamo analizzato noi se ne vedono pochi di uomini casalinghi, però diciamo che ci siamo resi conto che la donna è casalinga e si vedono pochi uomini come casalinghi, si vedono uomini che cucinano o che giocano coi figli, si cominciano a vedere, ma non vengono, vengono costruiti in situazioni in cui non è l'attività casalinga quella prevalente, ma è il preparare una cena per la compagna o il fare il padre, il collaborare all'attività, ma non è inquadrato in quel ruolo. In tutti i luoghi in cui c'è figura impiegatizia, libero professionista, il verde prevale sul rosa. Il rosa comincia ad emergere, noi questo lo vediamo, cioè se noi guardiamo anni 50, 60, 70, la donna libero professionista, impiegato dipendente non c'era. La colonna è più bassa, però c'è. E c'è nei pensionati, perché probabilmente quella dei pensionati è un tipo di pubblicità che emerge oggi perché i pubblicitari si sono resi conto che si apre un mercato lì. E probabilmente, essendo una pubblicità che nasce oggi, hanno ben presente che le donne campiano più degli uomini e che in quel tipo di vita non è la seduzione che per quella fascia di età non è forse la seduzione che gioca, ma la coppia tranquilla, e quindi la figura della donna è 45-55, possiamo dire che nasce abbastanza presente. Ho quasi finito, Le donne devono essere magre, e questo lo vedete, la colonna del magro, l'uomo si accetta sovrappeso, è normale. La donna deve essere bella, l'uomo si accetta anche brutto e dichiaratamente non bello, se trovano motivi di fascino in altre cose. La donna, questo è un dato abbastanza interessante, la donna è probabilmente, non è facile da dire questo, ma ci siamo rese conto che la donna è, essendo il corpo femminile protagonista, la donna nella pubblicità è anche campo di esplorazione, sperimentazione di tendenze di abbigliamento o di eccentriche più dell'uomo, cioè al di là della stereotipizzazione sessuale si vedono però anche delle figure che osano nell'abbigliamento inteso in maniera, come dire, padrone di se stesse, che osano sperimentare più dell'uomo nel corpo questo o nel colore dei capelli. La donna può, come dire, vediamo immagini femminili più diversificate in questo. Le donne sono prevalentemente rosse e bionde, all'uomo è concesso apparire con i capelli bianchi, alla donna ancora pochissimo. Vedete che cominciano, ma pochissimo. Allora, salto questo. Questo è un dato interessante. L'altra cosa che abbiamo notato è che tecnicamente
L'uomo viene inquadrato in mezzo busti o in piani pedistaccati. Uno dei modi probabilmente come dire, inconsapevoli o consapevoli ma sottili di lavorare sul corpo della donna è quello di stringerla sempre in piani molto ravvicinati e molto dettagliati. Sapete che più il piano è avvicinato e più come dire, fai appeal, ti attacchi alle sensazioni emotive. L'uomo è come dire, protetto, schermato da una distanza maggiore che gli concede autorevolezza. Allora, qualche nuova tendenza in Italia, questa è l'ultima, la penultima slide che vi propongo. Allora, nel campione abbastanza massiccio che abbiamo analizzato, la donna sensuale è presente ma non quanto ci aspettavamo. Cioè ci siamo resi conto, noi abbiamo mappato, Paola ha mappato fasce d'orario diversificate in tutto l'arco della giornata e sicuramente c'è la presenza del corpo, ma il richiamo esplicito al corpo, diciamo alla donna sensuale, lo abbiamo trovato molto più limitato di quello che noi immaginavamo e costretto, diciamo limitato a prodotti che facevano esplicito riferimento a situazioni di attrazione, quindi profumi, biancheria. Non abbiamo trovato così diffuse come pensavamo immagini di donna sensuale su altri prodotti, quindi qualche segnale di leggera diversificazione lo abbiamo percepito. Cominciano ad apparire le donne in ambienti di lavoro, donne che fanno carriera, donne in ruolo di comando, donne che fiancheggiano gli uomini. Ci siamo resi conto di due o tre, non ve le ho riportate perché non volevo dilungare, ma di qualche immagine di donna che noi abbiamo definito multitasking in questa analisi, mi pare una fosse collegata alla Vodafone o a un'altra compagnia telefonica, c'è una donna impegnata a gestire contemporaneamente diverse attività. E ci sono un paio di pubblicità che abbiamo riscontrate, mi pare due nel campione che abbiamo visto, di donne. Di una figura di donna nuova, cioè la donna che si è disegnata il prodotto che usa in qualità di ricercatrice. Mi pare una fosse un latte materno, Milkin, qualcosa del genere, e una in cui si vede la donna ricercatrice, quindi una donna, comunque una figura di esperta che dice, che si rivolge ad altre donne dicendo abbiamo lavorato per produrre questo. Ce ne sono almeno un paio, me le ricordo, ma non le ho inserite per non appesantire. Gli uomini che cucinano e cominciano a fare papà non sono ancora casalinghi, però qualche appunto per chiudere, sono nei tempi? Sì. In genere finisco prima, sono amata delle elettrici perché finisco prima. Allora, qualche appunto, faccio veloce. Se noi abbiamo un quadro così ampio davanti di stereotipi, allora è chiaro che tutto quello che ho detto conferma un quadro di stereotipizzazione molto forte, in cui delle tendenze di innovazione, di cambiamento si colgono, ma il quadro è talmente schiacciante che ci legittima, ci autorizza a dire che noi siamo di fronte non a un problema della comunicazione, cioè questi dati che riguardano la pubblicità non sono così discordanti da quelli che ci vengono dalle analisi di altri media. Allora, quando siamo davanti a stereotipizzazioni così forti, siamo davanti a un problema culturale. Allora, se siamo davanti a un problema culturale, bisogna allargare la discussione, almeno io la penso così. Cioè, penso che la questione, questa non è una questione femminile, questa è una questione di genere. È una questione di genere e siamo tutti coinvolti, uomini e donne. Immersi in questo mondo ci stiamo tutti, uomini e donne. Fra i professionisti di media ci sono in prevalenza uomini, ma ci sono anche donne. Allora, se la stereotipizzazione è così forte, il problema non è la cattiva coscienza di chi le produce, è l'incoscienza della produzione. Il problema è rendersi consapevoli. Noi dobbiamo trovare, io non mi rifiuto di credere che tutti quelli che vanno nelle agenzie pubblicitarie siano delle persone con una cattivi o che mirano a costruire una cattiva questione di genere. Il problema è che non ci arrivano con gli strumenti adatti. Il problema è che le professioni della comunicazione sono professioni estremamente delicate.
Io ho difficoltà a credere che gli amici giornalisti che ho o che mi sono fatta o che ho incontro nel lavoro, gli ospiti, abbiano una visione di voler, come dire, coscientemente produrre qualcosa di così negativo. Probabilmente siamo immersi in un mondo così stereotipato che occorre un cambiamento. Allora, è inutile prendersi in giro quando il problema è culturale, i tempi sono lunghi. Perché questo non è un problema di professionisti di quel settore, questo è un problema di cultura da cambiare. Non cambi il professionista che arriva lì, cioè lo cambi anche con dei corsi di formazione appositi, ma non è facile farglieli, perché non è facile fargli prendere coscienza di questo, probabilmente è a livello di formazione più ampia che noi dobbiamo intervenire. Allora, quando si dice che è un problema culturale, si dice che ci siamo tutti coinvolti, uomini e donne. Io ho 41 anni che c'era una questione di genere, io non ho fatto il 68, non ci sono passata, non c'ero, e quanto era grave la questione di genere io non l'ho percepito tanto presto, perché quando sono andata a scuola, quando ho studiato, mi hanno fatto scegliere quello che volevo, mi facevano uscire i miei. La questione di genere io l'ho incontrata tardi, io mi sono resa conto tardi di quali erano le segregazioni sul mondo del lavoro, ma non ero tardi perché ero così scema, tardi perché probabilmente li devi vedere questi stereotipi, ti devi incontrare, quindi pure io probabilmente ne avrò avvallato qualcuno. Il problema è che se me ne rendo conto tardi, me ne rendo conto solo quando ho cominciato a studiare a certi livelli o quando ho cominciato a inoltrarmi in una carriera accademica a certi livelli. Però non posso pensare che tutte le donne che incontro passino le giornate a studiare gli stereotipi di genere. Allora, gli strumenti vanno forniti prima. Gli strumenti vanno forniti nelle scuole, vanno forniti nelle università, vanno forniti a uomini e donne insieme. Perché la questione di genere ci riguarda tutti. Immagino anche, e cominciano a venire fuori dalla letteratura, anche tentativi di stereotipizzazione al rovescio. Ci sono dei campi professionali, dei luoghi in cui la situazione degli uomini è svantaggiata. Sono pochi, ma ci sono. Allora, e non è facile dirselo. La cosa che mi fa preoccupare quando mi rendo conto di questo è che tutti e tre i campi che servirebbero per fare cultura in questo, per fare formazione in questo campo, qui siamo all'incrocio tra una cultura del genere, una lettura dei linguaggi visivi, perché probabilmente nel linguaggio siamo un pochino più, come dire, forse nel linguaggio verbale c'è una coscienza, credo, un po' diversa. Lei dice, no, ok, anche lì no. No, nel senso che so che ci sono ancora dei problemi, ma probabilmente, allora diciamo così, nel linguaggio verbale, scrittura, comunque siamo abituati alla formazione, c'è un'attenzione forse, ma linguaggio visivo io non ho tracce mentre facevo la scuola, e se mi ha portato all'università ne ho fatta diversa, di percorsi di educazione alla lettura degli strumenti visivi, non c'è, a prescindere dal genere, perché quello che abbiamo detto per questo genere vale per tutte le altre forme di minoranza. Mettete mano nella rappresentazione degli immigrati, io ci sto lavorando ed è una tragedia, e anche lì è il linguaggio visivo a cui non siamo abituati. Comunicazione sociale, per comunicazione sociale io intendo quella comunicazione che riflette sulle buone pratiche, siano esse di salute, siano esse di rappresentazione del genere, la collega diceva, cercare soluzioni positive, condivise, sulle buone pratiche della salute, dell'alimentazione, dell'educazione di genere. Allora, queste materie sono inesistenti in molti percorsi scolastici di base. Scuole superiori sono le cenerentole dell'università. Io, almeno nel mio settore, la sociologia, queste cose sono settori di nicchia. Settori di nicchia vuol dire che sono in pochi a farli, che ci sono pochi corsi dedicati, che c'è poca ricerca e che quindi sei dipendente spesso da materiale, di fonti di letteratura, quelle che ti ispirano, che danno i criteri, prodotte altrove vuol dire in altri paesi, che se da un certo punto di vista ti allargano la mente perché ti danno dei suggerimenti, poi però hanno dei problemi di riadattabilità, perché spesso i contesti di produzione, dagli tempi di traduzione o di uscita,
dai, oppure se li leggi in lingua, comunque, come dire, dagli il tempo che tu li conosca, dagli il tempo di riadattare la lettura di quello che tu trovi, i contesti sono diversi, ogni paese ha delle peculiarità, l'Italia culturalmente ne ha tante, voi capite che quando si va nelle redazioni, quando si parla, io faccio spesso formazione alle associazioni in comunicazione, alle associazioni no profit che lavorano su questi temi, quando ti chiedono dei consigli pratici, io glieli do sull'esperienza, ma lì occorrerebbe una letteratura. Io dico sempre, la comunicazione sociale, che è quella che si occupa appunto dei temi del sociale, è l'unica disciplina di comunicazione in Italia che non ha un manuale. Ora, vi parrà una banalità, ma il fatto che una disciplina non abbia un manuale significa tanto, significa che non c'è un grappolo di ricerca o di lavoro così spesso dietro da poter fare dibattito, letteratura, da poter, non dico dare soluzioni, ma cominciare a fornire delle indicazioni applicabili. Per cui la strada è lunga e questi campi, io li chiamo sociologia di genere, ma insomma studi di genere, studi di analisi del linguaggio, analisi di comunicazione con risvolti sociali, sono temi che hanno bisogno di discussione e di crescita. Non vedo soluzioni molto rapide. Ho finito, sperando di essere nei tempi. Grazie. Bene, domande? Scusate, due cose che riguardano tutte e due le relazioni, mi complimento perché bellissime e molto interessanti. Due cose, il ritardo dell'Italia in questa questione di genere è enorme, noi lo riscontriamo, e la manifestazione più quotidiana e più banale è la condiscendenza con cui vengono trattati questi argomenti. Per esempio, se si affronta l'argomento del linguaggio di genere, per cui non si sa mai se uno è ministro o ministra, eccetera, eccetera, mentre in altri paesi, ora specialmente quelli anglosassoni, io non voglio fare l'elogio così dei paesi anglosassoni, però certe conquiste ci sono state. Se si accenna a questa difficoltà, ti dicono, vabbè, ma vai, è così, ci si capisce lo stesso. Nessuno, anche persone molto istruite e molto colte. Nelle immagini c'è qualcosa di molto simile, l'atteggiamento di rimozione, negazione e condiscendenza al massimo, perché per esempio, io so, vivo molto, molto lì, so che nella televisione nazionale, non so nelle altre, in quelle commerciali, la questione del sessismo nelle immagini è dirompente, nel senso di legislazione e di sorveglianza fortissima, ma perché lì c'è un pubblico che reagisce in maniera molto forte. E questo è un discorso. Si può anche dire che diventano un po' più noiose, un pochino più banali e tante cose, ma è notevolissimo. L'altra cosa che, ripeto, approvo completamente, consento completamente con quello che è stato detto, è che la questione della educazione sia visiva che verbale va fatta molto presto. Ma sono le donne stesse che ancora assolutamente non si rendono conto, non valutano la forza e la potenza di certi stereotipi anche quotidiani e banali. E quindi io penso che questo andrebbe un pochino anche per esempio dagli studenti delle università, anche delle scuole specialistiche. Ripeto, è una negazione e una rimozione continua. Io mi sono sentita fare quasi degli attacchi in difesa per difendere gli stereotipi. Mi fermo qui perché penso che sia abbastanza chiaro. No, io faccio un'osservazione su questa cosa che ha detto, che diceva la responsabilità delle donne. Allora, quando si parla di sistemi educativi, certo, la corresponsabilità, quando si parla di sistemi educativi parliamo di un sistema dove la professione, cioè
le persone che lavorano nel sistema educativo, in particolare prima infanzia, ma sicuramente fino alle scuole superiori, sono donne prevalentemente. Ed è vero che c'è una mancanza di consapevolezza, perché ci sono colleghe pedagogiste che hanno studiato, per esempio, in modo molto dettagliato anche quello che passa nei manuali, nei libri per bambini, nei libri di testo. E quello è un tema che anche quello è un tema sul quale veramente c'è pochissima consapevolezza, perché alla fine davvero, paradossalmente, le immagini sono qualcosa che hanno questo potere, no? Appunto, ci seducono, ci affascinano, ci disturbano, e è vero quello che diceva lei, ci sentiamo un po' tutti legittimati a fare un commento, a fare un'osservazione, ma occorre un livello di sofisticazione anche quando pensiamo a quello che viene proposto nei contesti scolastici, nei libri di testo, e su questo c'è davvero pochissimo. Allora occorre davvero fare una riflessione ad ampio raggio, dove tutti davvero sì, dobbiamo essere responsabili di quello che passa. L'altro giorno vi cito questo episodio perché secondo me la dice lunga, no? Su come poi anche, non soltanto come professionisti, ma anche come, nella quotidianità anche delle relazioni familiari. L'altro giorno mia figlia, io ho due figlie, una di 8 anni e una di 5, la grande stava leggendo un libro, la piccola le chiede: che cosa stai leggendo? Dice: sto leggendo l'enciclopedia dei ragazzi. La piccola la guarda, mi guarda e poi fa: non ci potevano scrivere che anche per ragazze? Cioè, voglio dire, credo che qualcuno ha detto è colpa tua che il fatto che espresti questa attenzione, però davvero è una questione di attenzione, cioè di attenzione a non dare per scontato. Il punto, secondo me, anche lì non è che certi modelli, certe rappresentazioni, non è che sono necessariamente sbagliate, non è che sono qualcosa che dobbiamo allontanare. Il punto è che dovremmo avere tutti il diritto ad una pluralità di opportunità, di rappresentarci, di pensarci come siamo, come vogliamo, essere più liberi. A oggi questa libertà, in alcuni ambiti, lo vediamo, è più limitata. Se mi posso permettere di aggiungere, quella della televisione è un caso, tra l'altro, molto... C'è una specificità forte di mezzi diversi di comunicazione. Nella televisione le donne passano... la televisione è lo strumento più potente ancora, ma più familiare. Far passare l'innovazione di lì è una questione più delicata. Le donne ci passano stereotipate, i transessuali non si vedono. Cominci a vederli nella pubblicità. Nella televisione non si vedono, devi andare al cinema per vederli, perché il cinema è un luogo in cui vai e non entra in casa e ti decidi e ti scegli un prodotto. In televisione non si vede, perché si sa che se passa, perché la televisione, soprattutto quella pubblica, è consapevole che si guarda in casa in pantofole la sera in famiglia, e quindi questo ruolo di ripetere immagini consolidate è molto forte, cioè, come dire, questo ruolo tranquillizzante è molto forte. L'innovazione in televisione passa con più lentezza che in altri contesti, soprattutto se si parla di televisione pubblica. È chiaro che quando un messaggio innovativo passa di lì, l'impatto è forte. Mi ricordo ancora un commento del presidente dell'Arcigay, non mi ricordo se di Bologna o di un'altra cosa, che mi disse, insomma, lo sentì parlare: fa più l'immagine di un gay per noi in una fiction che l'ennesimo manifesto. Perché? Perché la fiction è il luogo della massima ripetitività, ma è anche il luogo dove le immagini ti passano in un contesto familiare. Al cinema alcune immagini si vedono prima, perché è appunto il luogo dove vai, è un luogo in cui scegli il prodotto. Quindi, come dire, la consapevolezza che strumenti... Certo, la TV ha ancora una grossa responsabilità, perché comunque i bambini e alcune fasce ce le abbiamo esposti fortemente lì, e nonostante il panorama dei media si sia diversificato, nonostante i giovani si orientino anche su altre forme, su altri strumenti, c'è una ridefinizione del panorama, ma la televisione mantiene ancora un ruolo importante. Però io, se posso dire una cosa, volevo
Ah, certo, quella... anche della classe intellettuale, non solo della televisione, è proprio la classe culturale e intellettuale. Ha sottovalutato il potere dei media, occuparsi di... Sottovalutano totalmente, ed è una forma di misoginia, se vogliamo, o una forma di perpetuazione degli stereotipi. Il rimuovere e il fare resistenza a qualunque discorso di questo genere, con un sorriso, con una, considerandolo marginale e via dicendo. Ora non voglio monopolizzare. Quando si scrive, per esempio si scrive, si utilizza il maschile, il femminile, si parla di ragazze e ragazzi, di... ecco, molto spesso quando scrivi e sistematicamente utilizzi entrambi i termini, qualcuno ti dice, però appesantisce, però insomma è un po' ripetitivo, insomma magari semplifichiamo, ci capiamo, sono prassi... Sì, assolutamente così. No, ok. E la mia è una suggestione, porto il discorso un po' forse da un'altra parte. Abbiamo parlato comunque di immagini femminili che sono ancora, anche se in evoluzione, stereotipate. Mi viene in mente quanto questo, e mi domando quanto questo irrigidisca la possibilità di immaginare la donna in altri modi e soprattutto in una società che diventa sempre più plurale. La grossa questione del velo, che forse in Italia oggi è del velo islamico, e quindi che forse oggi in Italia comincia, ma soprattutto in Francia ha acceso un grandissimo dibattito, soprattutto a scuola, per la scelta dello Stato francese di chiedere alle ragazze di non velarsi a scuola. Quanto, e questa è una domanda che vi faccio, quanto un'immagine molto stereotipata della donna occidentalizzata possa in una società plurale impedire il dibattito su una questione molto delicata, molto delicata, che sta al bivio tra questioni di genere, questioni stereotipata, anche il velo spesso è interpretato in maniera stereotipata, ce ne sono tanti tipi di veli che non sono soltanto il velo islamico, ma anche i veli occidentali delle suore o altri tipi che non passano quando si parla di velo. Quando si parla di velo si passa sempre soltanto quello islamico, quindi è anche questa una questione di genere legata alla visibilità della donna in una società plurale. E che credo faccia un po' il paio con l'immagine della donna come passa dalla pubblicità. Ecco. Non ci vedo una grande responsabilità di media, ma non te lo dico da persona che si è occupata di media quanto di questioni delle migrazioni femminili. Nel senso che la mia impressione è che il dibattito francese sul velo è arrivato in Italia grazie ai media. È la stampa che ne ha parlato. È la stampa e in parte qualche saggio. Ma il dibattito delle donne, cioè sorto intorno a Italia, io ho l'impressione che non sia una... che per la modalità... cioè che qui ci sia piuttosto una differenza di... cioè che la migrazione in Italia abbia caratteristiche diverse da quella francese, più eterogenea per nazionalità e probabilmente meno conflittuale fra le due generazioni, cioè ancora qui il conflitto non si è visto così forte, ma che non vedo intorno a me, almeno non ho percepito, probabilmente qualche caso ci sarà, ma una tensione così forte intorno alla questione del velo, e perlomeno non ho percepito una chiusura dei media, anzi i media ci sono arrivati, a mio parere, quando il problema era in Francia, no? Quando era, cioè non ho mai visto, non ho sentito tanti casi. Se l'immagine delle donne straniere è stereotipata nei media, più che stereotipata la vedo ancora quasi assente. Nel cinema è presente, sono sicura perché me ne sto occupando, è presente. È presente con delle stereotipizzazioni anche in quel caso. Ti dico che gli studi sono ancora pochi sulle donne, sui media. Nelle cronache,
e questo è il dato, guarda, te lo do quasi per certo, diverse ricerche che hanno analizzato la presenza degli immigrati nelle cronache rilevano una scarsa presenza femminile, ma perché probabilmente le questioni che sono sotto l'attenzione dei media, almeno dei media di informazione, sono quelle legate a forme di devianza. Cioè la stampa parla dell'immigrazione quando si parla di casi di devianza, ancora in Italia. La questione del velo, io ho la percezione contraria, che a noi ce l'abbiano portata in casa i media, però è una sensazione mia. Io tutto quello che ho letto su, e ho letto diverse cose perché è una cosa che mi interessa più che altro come stili culturali di abbigliamento, l'ho letta quasi tutta attraverso i media. Ho l'impressione che in Francia la questione del velo e la questione della religione siano molto più massicce che da noi. Mi sono occupata per anni di coppie miste e ti assicuro che almeno ho avuto la percezione che il problema religioso non fosse spesso il primo problema, cioè non in questo tipo di questioni, ce ne sono altri. Ma ho l'idea che il conflitto religioso sia una variabile meno forte o meno evidente o meno compatta nel nostro paese, perlomeno non ci vedo una responsabilità di media. Se poi mi dici invece che l'immagine delle donne è ancora poco presente, questo sì. Sì, beh, come molti altri tipi di donne non sono presenti, sì, voglio sì, dire. Però quindi non ci ho visto un soffocamento della questione io personalmente, anzi, ti dico. Ah, ho capito, ora ho capito. Comunque nella società concreta. Ho capito. Impedire, diciamo, un più agevole dibattito su una questione di rappresentanza e di immagine femminile diversa da quella della donna velata. Quanto la pubblicità Semmai vedo le seconde generazioni, per tutto quello che ho letto, però insomma, molto attratte dagli stili di vita occidentali. Quindi almeno quelle che ho intervistato in alcune ricerche sugli studi sui consumi culturali, gli stili di abbigliamento e l'integrazione delle seconde generazioni, mi sembra che ambiscano spesso a stili di vita, riproposizioni che siano occidentali, che le facciano integrare con le altre ragazze e quindi casomai desiderose di vestirsi come le nostre. In quel senso sì, che lo soffochi a pregiudizi non lo so, t'ho detto, mi sembra una questione intellettuale che invece io perlomeno ho percepito attraverso i media, però ho paura che le seconde generazioni siano fortemente attratti dai nostri modelli. Probabilmente sì, cioè nel senso che cioè da un lato assistiamo, cioè se andiamo a guardare la realtà ci rendiamo conto che anche la questione di genere è molto più diversificata di quanto non sia l'essere maschi in un modo o l'essere femmine in un altro. Cioè, quindi non è solo una questione di tacchi alti, di essere forti, di essere deboli, cioè la questione di genere è una questione plurale. E questo alla fine, mi viene da dire che forse questo fa ancora più paura, quindi è ancora più preoccupante questo rispetto al fatto che appunto le femmine si rimettano i tacchi alti e i maschi debbano essere forti. Alla fine il dualismo, benché sia, diciamo così, per certi versi un ritorno indietro, è qualcosa che, come dire, ha un effetto anestetizzante e tranquillizzante, perché poi succede anche che di fronte alla complessità e alla diversificazione dei generi, allora a quel punto si dica, beh, meglio ricorrere, come dire, a dei modelli che sono rigidi e più consolidati. Questo certamente è, come dire, questo certamente è preoccupante, però questa è la realtà nella quale noi
insomma, ci muoviamo. Perché non riusciamo a passare un po' questi problemi? Perché forse liberando le donne ognuna sceglie di essere come vuole. Io sono molto preoccupata dal fatto che ci vogliano tutti senza tacchi o tutti con i tacchi, cioè. Però è quello, forse non ci piace l'idea che siamo, forse non siamo tutte perfette o tutte emancipate, forse aprire vuol dire anche questo, riconoscere che non siamo. Cioè io non, quando mi dicono che aprire il mondo alle donne nel lavoro o al carriere è per avere un mondo migliore, sì, migliore nel senso più paritario, ma non sono convinta che tutti i comportamenti che ne emergeranno mi piaceranno. Ho colleghe che francamente preferirei lavorare con un uomo qualche volta, ma ce ne sono alcune, però secondo me, e alcune invece con cui lavoro benissimo, no? Come con gli uomini, perché secondo me non è che liberando, emancipando, devi accettare stili di vita che non ti piacciono, e se li incarnano le donne, accetto che ci sia del male, cioè che ci sia di un comportamento che non mi piace anche nelle donne, cioè io sono, in questo sono molto plurale. Non ho capito. Imparando la donna, il maschio dovrebbe impararsi anche lui di certi stereotipi, che è sempre un più forte. Anche lui potrebbe diventare un po' meno. Ma infatti credo che alcune evoluzioni anche nel genere maschile ci siano. I miei colleghi, almeno della mia età, ce ne sono alcuni che fanno cose coi figli che io e mio padre non ho mai visto fare, cioè come attenzione, come tipo di, come modalità di relazione, sicuramente io ai tempi non l'ho vista, non me lo dico, cioè sicuramente è una diversificazione. Certo, non mi piacciono tutte, ma sì, cioè, il mondo è plurale. È vero che, cioè, anche prima, no, anche le conclusioni che io avevo, insomma, portato nelle slide erano proprio un po' legate a questo, no? Al fatto che comunque C'è un cambiamento, ci sono dei segnali. Poi è vero che se, come dire, guardiamo lo sfondo, guardiamo il contesto nel suo complesso, siamo ancora lì. Però i segnali ci sono, perché appunto ci sono dei movimenti, perché ci sono gli uomini che combattono contro la violenza alle donne e sono ben consapevoli di quello che stanno facendo, perché ci sono donne e uomini che lavorano insieme per la parità di diritti di tutti i generi, di tutti i tipi di famiglie. Però naturalmente, quindi tutti questi sono segnali da un certo punto di vista incoraggianti. Anche questo credo che sia importante coglierli, perché, come dire, ci restituiscono la possibilità, un po' quello che diceva lei, ad ognuno di essere quello che vuole. Poi certo è vero che, come dire, non possiamo negare che il nostro è un paese nel quale, come dire, abbiamo inventato, lo hanno inventato altri, ma insomma hanno inventato il velinismo, abbiamo avuto, come dire, un certo tipo di prodotti che hanno invaso la televisione per 20 anni, abbiamo avuto una serie di modelli che sono stati proposti e legittimati. Voglio dire, in questo paese si è parlato di prostituzione cancellando il nome e utilizzando termini come escort. Voglio dire, cioè, tutto questo ha a che fare con un clima culturale che è stato dominante nel nostro paese e che ha tutta una serie di strascichi. Non possiamo negarli, però allo stesso tempo non possiamo negare che ci sono dei cambiamenti, che ci sono dei cambiamenti che vanno in una direzione diversa, dove appunto non c'è solo il maschile, non c'è il femminile, ci sono tante realtà. E certo, lo sforzo credo davvero che debba essere quello di dare ad ognuno la possibilità di essere quello che vuole. Chiudo qui su questa cosa con, di nuovo faccio riferimento alle mie figlie, perché le mie figlie sono molto diverse tra di loro. Una è, come dire, lo stile pink, drill, e quindi rappresenta tutto quello che io da genitore, che magari è un po' preoccupato sulla questione degli stereotipi, magari non vorrei, perché lei è infiocchettata, lei vuole il trucco, lei vuole le frappe, tutte queste cose qui. Sua sorella è molto differente. Una amica un giorno le raccontava e diceva: sì, allora, una è così, cioè non è stereotipata, diciamo quella più mascolina tra virgolette, però diceva, però anche l'altra, anche se è tutta rosa, non è stereotipata, lei è proprio così, è la sua scelta. Allora anche questo, secondo me,
voglio dire, va riconosciuto. Va riconosciuto, come dire, la possibilità di essere diversi, ognuno con le proprie caratteristiche e con i propri orientamenti. Il punto è che bisogna garantire la libertà di scelta alle persone e questo è possibile solo se ci sono condizioni di pari opportunità e di equità per tutti. Sì. Ci sono altre domande, commenti, obiezioni? No, va bene, se no allora ringraziamo le nostre relatrici, ringraziamo il forum degli allievi per questo spazio di discussione e grazie a voi per essere venuti. Grazie.